Il Consiglio regionale del Piemonte, Consulta europea in collaborazione con Università di Torino e Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, organizza sull'Europa un progetto diviso in tre momenti lungo il 2013-2014, ma collegati idealmente. Il primo è stato dedicato principalmente ai giovani universitari italiani e stranieri, in collaborazione con Ustation, rete dei media universitari. La Consulta europea ha deciso di condividere insieme all'Università di Torino e al Salone del Libro un momento di approfondimento affinché si possa trasmettere maggiormente questo sentimento europeista nei confronti delle nuove generazioni. L'impegno profuso è un impegno che inizia oggi ma si protrae per il 2014, è quello di consentire ai giovani di avvicinarsi ai sentimenti dell'Europa Unita. In viaggio per l'Europa è un gioco ideato da Europe Direct Torino che portiamo nelle scuole, in particolare nelle scuole secondarie. In realtà consiste in un viaggio nell'Europa alla ricerca del senso della cittadinanza europea. Si divide una squadra e i partecipanti, e ciascuna squadra deve completare un percorso di 10-12 stati, 12 paesi a seconda di quanto indica il master. L'importanza del gioco sta nel guidare le squadre a pensare di doversi unire per mettere insieme tutti i pezzi del gioco che ciascuno ha vinto nei loro percorsi e poter ricostruire così il puzzle che riporta il preambolo della Carta dei diritti fondamentali incluso nel Trattato dell'Unione Europea. Ospitata al campus Luigi Einaudi di Torino, perché non parlare d'Europa, ha offerto spazio alla riflessione sui linguaggi comuni che hanno come tema il nostro continente, con al centro i new media, la musica e il rapporto giovani d'Europa. Come possiamo comunicare meglio l'Europa attraverso i nuovi media? Dobbiamo riconquistare uno spazio di dialogo e in questo spazio deve essere inclusa anche l'istituzione, cioè l'istituzione deve calarsi a livello dei cittadini e deve parlare con loro alla pari, perché altrimenti c'è un muro che ci impedisce di innamorarci delle idee che sono alla base di quelle istituzioni, cioè il sogno dell'Europa come l'hanno coniato, come l'hanno immaginata i padri fondatori 60 anni fa, che erano freschi di guerre e di dolori atroci che noi non ricordiamo più purtroppo. Alessio Bertallot, perché non parlare d'Europa? Perché non parlare d'Europa, ma anche perché non parlare con l'Europa, perché credo che una delle cose fondamentali per migliorare la condizione in cui versa questo paese sia quello di confrontarci con quello che fanno i nostri cugini e fratelli. È una cosa che sicuramente ci potrebbe dire chiunque fra i tanti studenti è andato a studiare all'estero, ha visto come si vive fuori, ha fatto le debite differenze e forse ha capito l'importanza di confrontarci con il resto del mondo.